Nella trasmissione Nel Mirino si è parlato della risposta del settore agroalimentare piacentino alle turbolenze che stanno vivendo gli operatori del comparto. Sono state inquadrate le vicissitudini che si trova a vivere il mondo agricolo e alimentare, da quello dei produttori fino all'intera filiera e alle scelte del consumatore, alla luce dell'aumento generalizzato dei costi. Orchestrato da Nicoletta Bracchi, direttore di Telelibertà e di Liberta.it, in trasmissione sono intervenuti la dietista Mara Negrati, Filippo Arata, presidente di AINPO, l'organizzazione dei produttori dell'oro rosso, Roberto Arata, direttore di Agri Piacenza Latte, Stefano Repetti di Confagricoltura e Roberto Gallizioli, direttore di Coldiretti Piacenza. Tanti gli argomenti affrontati, a partire dalla preoccupazione per la concorrenza di cibi sintetici. Dobbiamo fronteggiare anche un tema, fino ad oggi, fino a questo momento non se n'è ancora citato, il tema emergenziale che sta venendo avanti del cibo sintetico, che credo che sia una grande preoccupazione che l'Italia deve assolutamente debellare e scongiurare. Più volte è stata posta all'attenzione l'importanza della dieta mediterranea. Il mondo scientifico, il mondo della medicina creda tantissimo alla dieta mediterranea. I lavori che ci sono in tutto il mondo, che sono stati fatti sulla dieta mediterranea, non si contano. Vi dico solo che un'adesione a uno stile di vita mediterraneo riduce l'incidenza di molti tipi di neoplasie, di malattie cardiovascolari, ma anche di malattie cronico-degenerative come il Parkinson, l'Alzheimer, dati che una volta non si conoscevano. Non sono poi mancate critiche alle scelte della Comunità Europea, accusata di ottusità e di decisioni che rischiano di sradicare i cittadini dai loro territori. Quello che mi preoccupa è, diciamo, il continuo dir di no della Comunità Europea, l'ottusità che trovo nelle istituzioni che ci comandano a vietare tutto quello che è biotecnologie o nuove forme di ricerca in campagna, e poi ci dicono mangiate sintetico o mangiate una farina di insetti. Tutti concordano alla fine su di un fatto, l'importanza di sensibilizzare i consumatori piacentini ed acquistare prodotti a chilometro zero. Se la spesa è fatta con giudizio, dicono, si può pure risparmiare.